Cominciamo con la notizia. Dunque, dicevamo nei titoli, modificare alcuni comportamenti potrebbe aiutare il nostro sistema immunitario a rispondere meglio al vaccino anti-Covid. Lo sostiene un articolo, lo vedete qui, pubblicato su New Scientist. Ci sono invece cinque aspetti della nostra vita quotidiana a cui possiamo prestare attenzione prima di ricevere il vaccino anti-Covid. Insomma, dipende un po' da noi. Il vaccino, insomma, prima cosa, non ci vuole stressati. Il motivo per cui lo stress, a detta degli esperti, inciderebbe sulla buona riuscita della vaccinazione risiede nella presenza di due ormoni, l'adrenalina e il cortisolo, che provocano un aumento del battito cardiaco e ostacolano le funzioni digestive immunitarie. Il nostro corpo è interamente impegnato a combattere lo stress e quindi non spreca risorse a digerire o a sbarazzarsi di un virus, quindi attenzione. Seconda regola, il vaccino ci vuole riposati. Durante il cosiddetto NREM, cioè il sonno profondo, il nostro cervello riordina le memorie a lungo termine, ripulisce la mente dalle tossine accumulate durante il giorno, aiutando anche il sistema immunitario. Per questo è così importante, lo dicevamo anche ieri, vi ricordate, nella giornata mondiale del sonno, è importante dormire bene prima di assumere una dose di vaccino, in particolare per i 2 giorni precedenti. Le ore di sonno delle 2 notti precedenti la vaccinazione, insomma, sono il migliore indicatore della risposta immunitaria che si avrà poi nei mesi successivi. Terza regola, la solitudine. La solitudine è nemica del vaccino. Da tempo gli studiosi associano la solitudine ad una minore risposta immunitaria alla vaccinazione. Al contrario, avere una vita sociale o vivere, insomma, con qualcuno sarebbe collegata ad una migliore risposta ai vaccini. In questo momento storico la socialità è la prima cosa sacrificata, lo sappiamo tutti, è sacrificabile, ma gli esperti consigliano di evitare per quanto possibile di isolarsi, sfruttando anche gli incontri virtuali con amici e familiari. Quarta regola, prima del vaccino, attenzione, niente alcol. Ci sono posizioni contrastanti, per la verità, sull'uso dell'alcol a ridosso di una vaccinazione. C'è chi ne sconsiglia comunque l'assunzione, chi consiglia di non bere alcol per 3 giorni dopo la vaccinazione, chi invece estende la raccomandazione a 2 settimane prima addirittura e a 3 settimane dopo, senza alcol, dopo l'inoculazione. Quinta ed ultima regola, fare sport prima e dopo il vaccino. Fare esercizio fisico aiuta la risposta immunitaria. Uno stile di vita attivo avrebbe benefici ancora maggiori per le persone più anziane, il cui sistema immunitario, come si sa, si indebolisce rispetto a quello dei giovani. Diversi studi hanno dimostrato che fare attività fisica prima dell'inoculazione ed avere uno stile di vita attivo migliorerebbe la risposta immunitaria. Quindi muoversi dopo essersi vaccinati aiuterebbe anche a contrastare quella sensazione di spossatezza, un effetto collaterale comune di molti vaccini anti-Covid, ma anche altri vaccini contro altre patologie, insomma.